Un numero WhatsApp ed una mail dedicati per segnalare l'avvistamento di lupi è l'iniziativa messa in campo dalla Regione Toscana ed indicata come strumento per allevatori e cittadini per segnalare la presenza di questi animali ed eventuali problemi causati. È uno dei primi progetti messi in campo dalla Task Force istituita nell'ottobre scorso dalla Regione per fronteggiare il problema della diffusione di alcune specie di predatori selvatici, in particolare per dare una risposta agli allevatori, ha spiegato l'assessore all'agricoltura Stefania Saccardi, i cui animali sono sempre più frequentemente oggetto di predazione da parte di lupi. Una presenza di questa specie che anche in provincia di Pistoia si è fatta più frequente, anche in zone vicine a centri urbani. La situazione lupo, diciamo, in provincia di Pistoia è stabile. Io ormai seguo il progetto da svariati anni, attualmente per l'Unione dei Comuni Montani dell'Appennino Pistoiese, e è una situazione di stabilità, comunque anche di, tra virgolette, saturazione, nel senso che il territorio è occupato da branchi stabili. Si può dire più o meno di quanti individui stiamo parlando e che areale si muovono? Ma qui si fa riferimento proprio alla biologia del lupo, nel senso che ogni branco, quindi ogni gruppo familiare, ha un territorio suo. Quindi in provincia di Pistoia e nelle aree limitrofe, ovviamente, perché poi i lupi non è che guardano i confini amministrativi, però abbiamo individuato almeno una decina di branchi, almeno 10 branchi, quindi che stanno sul territorio della provincia, ma anche che sconfinano ovviamente anche in provincia di Bologna, Modena o Prato. È interessato anche il Monte Albano, quindi possiamo dire che sicuramente il territorio della provincia di Pistoia è tutto occupato da branchi stabili. Alcune segnalazioni hanno riguardato sia le zone montane e collinari, ma anche le aree urbane. Sì, diciamo periurbane ovviamente, cioè la fascia che è intorno a Pistoia, ma che è una fascia assolutamente selvaggia, se vogliamo dire. Quindi alla fine vedere un lupo o trovare le tracce del lupo nella zona intorno all'ospedale nuovo non è poi così un'ipotesi remota, dato che lì ci sono caprioli e cinghiali, quindi le prede del lupo, e corridoi ecologici per cui il lupo può arrivare in queste zone.